continuo naturalmente fino a intrecciare, fino che non arriverò fino all'estremità successiva. Sono arrivata praticamente alla battuta finale del lavoro e nel punto in cui si vanno a incastrare le due cannucce posso tagliare, così non si vanno a sovrapporre e rischio di avere uno spessore troppo grosso. Direi che così andrebbe bene, ok? Proseguo l'ultima fase. Poi sceglierei se ce l'ho una cannuccia gialla, così faccio giallo con giallo. Secondo me qua potrei avere un punto ancora in cui inserire, quindi tendo a stringere, visto che siamo nella fase finale, e a mettere magari un segmentino in più. Ok. Ultimo passaggio di qua. Questa poi la vado ad unire nella parte interna insieme a questa qua, così non si vedrà praticamente più niente. Unire semplicemente poi con la colla. Ok, direi che il bordo è finito. Ci vediamo domani, ormai è sera qua, infatti vedete che ho le luci accese. Ci vediamo domani che parliamo del coperchio, anche se in realtà il coperchio non vi farò vedere l'intreccio, perché l'intreccio del coperchio è sostanzialmente, ecco, questo è Leo, è sostanzialmente quello del fondo. Un saluto, buona serata. Ciao ciao. Buongiorno a tutte, ben ritrovate. Ieri sera abbiamo finito la chiusura del nostro cesto. Quindi siamo pronti per partire con la realizzazione del coperchio. Coperchio che sarà esattamente come la base. Il colore, farò questo colore del cesto, perché come avevo detto l'azzurro l'ho finito. E niente, però l'intreccio sarà esattamente uguale.
quindi andrò a partire semplicemente con le mie quattro cannucce asciutte posizionate così a croce, andrò a prendere invece delle cannucce morbide e comincerò il mio intreccio a due tessitori. Esattamente come avevo fatto per la base, che potete guardare tranquillamente nel video. Primo giro terminato, parto subito con la separazione dei montanti ad uno. Quindi allargo, passo all'interno. Ora proseguirò con questo lavoro. Poi ci vediamo più tardi. Allora, sono andata avanti con il coperchio. Come vedete, ho scelto anche di fare con le ultime cannucce rimaste due righe in azzurro, tanto per riprendere poi il colore che avevamo nel montante del cesto. Siamo arrivati a questo punto, c'è bisogno di fare una considerazione che voglio fare insieme a voi. Se io continuassi ad intrecciare in questo modo, arriviamo in questa posizione abbastanza larghi con i montanti. In effetti sarebbero di 3 centimetri la larghezza, quindi sono veramente molto larghi. Però nello stesso tempo qua, se adesso io vado a inserire una cannuccia, come ho fatto fino adesso, fra ogni montante diventerebbero secondo me troppo fitte. Abbiamo anche un altro problema, che a un certo punto dovrò andare a inserire un'altra cannuccia ancora per poter fare la scanalatura e di lavorazione per l'incastro del coperchio. Quindi proverò a fare una cosa, invece di inserire nuovi montanti come avevo fatto fino adesso, quindi uno fra i montanti esistenti, andrò a inserire i montanti uno soltanto a fianco a quello esistente, però uno sì e uno no. Questo mi permetterà poi, aprendoli, di avere una distanza fra di loro più equa e nello stesso tempo poi vediamo come inserire gli altri montanti per l'incastro del coperchio. Quindi partendo non dal primo punto di partenza, ma da quello successivo, dal primo montante dopo quello di partenza, vado ad allargare un pochettino ed ad inserire un montante a fianco a quello esistente. Ne salto uno, proseguo. Ed inserisco. Naturalmente i montanti che sto inserendo sono con cannucce asciutte, quindi vedete belle rigide che mi permettono comodamente di andarsi ad inserire. Taglio comunque la punta finché
sia più spigolose e quindi più facile da inserire. Il fatto che ci siano tutte queste cannucce marroni è semplicemente un caso. Sono uscite così dal pacchetto, tanto che poi con la tessitura con il doppio tessitore non si vede il montante, quindi non mi cambia nulla. Salto uno, faccio uno, salto uno. Come mai che qua non riesco ad aprire? Ecco, adesso si è andata bene. Questo. Allora, però prima di mettere in realtà questo qua, devo portare avanti il giro, che devo arrivare al punto di partenza, quindi prima porto avanti il giro e poi inserisco il montante, non che cambi molto, ma questa è la logica. E qui mi serve una cannuccia morbida. Subito nell'intreccio vado a separare questi montanti che avevamo messo affiancati, così già da subito li avrò come montanti singoli, schiacciando naturalmente bene. Così già dal prossimo giro saranno già sistemati, pronti per l'intreccio. Vedete che così abbiamo un po' risolto quel problema di rischio di sovraffollamento dei montanti. Allora, questo devo
accorciare e allungare. Ho messo lontanissime le cannucce perché ho questa raggiera un po' che mi occupa tanto spazio sul tavolo. Stringete bene all'interno dei doppi montanti. Questo tremolio che vedete è perché la camera adesso è appoggiata in un luogo non saldo, quindi ogni tanto fa questo tremolio. Qui andiamo a tagliare. Io adesso continuo a intrecciare così. Per un pochetto, poi ci rivediamo dopo per qualche aggiornamento e per vedere anche come inserire i prossimi montanti per creare poi quello che sarà l'incastro del coperchio nel cesto. Allora, ho cominciato a registrare, a intrecciare sopra al cesto. Dopo l'aumento del montanti, come vi ho detto, ho fatto diversi giri, ormai sono tutti regolarizzati, abbastanza equi fra loro, quindi quella che sarà la distanza quando arriverò alla fine dell'intreccio sarà questa, quindi è corretta. E ora siamo in procinto di dover aggiungere dei montanti per fare poi la scanalatura all'interno del cesto. Quindi sostanzialmente io adesso andrò ad intrecciare facendo attenzione, quindi continuerò a intrecciare sul cesto, facendo attenzione di arrivare al punto più o meno che sarà, diciamo, questo qua, quindi ancora direi un paio di giri, più o meno fino qua. Questo punto qua, in modo che qui poi farò la scanalatura interna affinché poi il coperchio rimanga schiacciato. E un particolare che volevo dire è che l'ho dimenticato. Adesso vado avanti a intrecciare, poi mi torna in mente.
Ah, ecco cosa volevo dire. Volevo dire che fate attenzione che se intendete, come magari potrebbe essere trattandosi di un cesto portabiancheria, volete mettere all'interno una fodera, quindi dovete considerare anche lo spessore della fodera, soprattutto se avrà il rimbocco sopra al bordo del cesto. Quindi in tal caso non state proprio a filo, a filo, a file con quello che sarà la scalanatura per il coperchio, ma state un pochino più rientranti. Io adesso continuo ad intrecciare e poi ci rivediamo quando siamo al punto in cui appunto sarà necessario inserire i nuovi montanti. Sono arrivata a questo punto e secondo me è già ora di andare a inserire i montanti per fare la scanalatura interna. Per poterlo controllare possiamo anche fare qualcosa così, considerate che il montante sarà in questa posizione. Quindi secondo me, nel dubbio, piuttosto che non si rischia che non si incastri poi alla fine, è meglio tenerlo un pochino più morbido. Poi, come dicevo, se consideriamo di andare a mettere anche una fodera, secondo me in questa posizione ormai sarà il caso di inserire questi nuovi montanti. Vediamo allora come li inseriamo. Allora, prima di tutto torno un attimo indietro con questa tessitura che avevo fatto al punto per arrivare al punto praticamente di partenza. Ok. Da qui comincerò ad andare a inserire i montanti che mi serviranno per intrecciare appunto questa scanalatura di cui parlavo. Io ho tenuto tutti questi moncherini, che erano quelli delle cannucce azzurre che avevo tagliato dal cesto, che mi saranno sufficienti per poter fare quella tessitura. Quindi andrò ad inserire questi qua. Per inserirli, semplicemente, come abbiamo visto per le volte precedenti, li vado a inserire a fianco al montante esistente. E in questo momento abbiamo 42 montanti, quindi andrò a inserire a fianco di ogni montante uno di questi. Però in realtà questi li potremmo inserire anche dopo, ma preferisco farlo adesso, poi vi faccio vedere il perché. Perché mi sembra che venga anche un lavoro più pulito sostanzialmente. Ok. Io continuerò però ad intrecciare senza prendere questi montanti. Quindi io li inserisco, ma li lascio lì buoni. Non li vado ad intrecciare. Ok? Quindi questi praticamente risulteranno così. Dopo io semplicemente li andrò a piegare per poterli intrecciare separatamente. Quindi io continuo adesso ad intrecciare. Semplicemente ad ogni giro aggiungendo queste cannuccette come montanti per poter poi fare la scalanatura dopo. L'altro sono moncherini, come ho detto, sono anche cannucce rigide, quindi sono proprio perfette per fare questo lavoro. Se vedete che non si è inserita perfettamente, insistete perché poi rischiate che quando dopo le andate sotto ad intrecciare esce fuori. Quindi meglio essere certi. E se non si inserisce, il suo bravo taglio nella punta ne favorirà l'inserimento. Ok? E poi continuo ad intrecciare facendo finta che loro non esistano. Quindi continuamente facendo la mia tessitura normale con gli altri tessitori. Dicevo, questa operazione si potrebbe fare anche dopo, ma io preferisco farla in questo momento perché così dopo evito di dover rovinare le cannucce dall'interno, eccetera. Invece così il lavoro, secondo me, poi è un parere, viene molto più pulito.
poi uno non ha davanti la telecamera quando fa questo lavoro, può farlo anche più comodamente. Ecco, mi giro di qua. Questo è più comodo così. Quando vedete che la punta è un po' morbida, potete semplicemente tagliarla e vedrete che si inserirà molto più facilmente. E continuo ad intrecciare ignorando l'esistenza di questi piccoli montanti azzurri. Naturalmente compattiamo il lavoro e finché siamo in tempo, se volete, possiamo fare una prova col gesso di nuovo per vedere se poi si andranno ad incastrare correttamente. Ora io sono in posizione non adeguata, però questa praticamente è la posizione in cui questi piccoli montanti andranno a chiudersi all'interno praticamente del gesso. Quindi potete già verificare sul cesto la posizione. Non abbiate paura, tenderà un pochettino a salire in rilievo questa parte, ma poi si sistemerà tutto. Ora che ho inserito tutti questi montantini azzurri, continuo praticamente ad intrecciare fino a che non arriverò al bordo della cesta praticamente. Quindi posso continuare tranquillamente, ignorando ignorandoli. Ho il gatto questa mattina che è indemoniato. Ok, io allora vado avanti, non appena arriverò al livello del bordo del perimetro superiore del cesto, ci rivediamo poi per la chiusura. Sto facendo gli ultimi giri e sono arrivata praticamente a poco dal bordo. Io direi che posso fare comodamente almeno un altro giro, farò la stessa chiusura che avevamo fatto per il cesto, quindi questo torciglione qua. Se ricordate, avevamo utilizzato due maglie di intreccio, quindi io devo considerare di arrivare almeno a fare un altro giro, direi, un ultimo giro, in maniera da poter poi arrivare anche con il torciglione poi a filo con il cesto. Quindi posso continuare ad intrecciare sicuramente fino a che non arrivo al bordo.
Allora, qua finisco il giro praticamente, dove ho la mia pallina che mi segnala. E sono proprio al limite, al limite. Facciamo una prova e proviamo a vedere se io, ad esempio, volessi finire qua, se vado a inserirmi qua fra due maglie di intreccio e faccio il torciglione, vediamo che spessore mi prende. Sono proprio curiosa di vedere questo, ecco. Considerando che ci dovrò mettere anche in mezzo due cannucce, non credo di usare il filo di ferro in questo caso perché non è necessario. Allora, vediamo. Ma sapete che forse potrei anche fermarmi qua, con l'intreccio, perché tengo proprio un po' a filo. Mettiamo che faccio anche da questa parte. No, faccio un altro giro. Un po' indecisa. Vediamo se faccio qua di qua, che accade. No, secondo me un altro giro sicuramente lo faccio. Faccio un altro giro di intreccio prima del torciglione.